E guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo e probabilmente ultimo episodio su Doki Doki Literature Club. Secondo quanto alcuni di voi mi hanno detto, ragazzi, questo appunto potrebbe essere l'ultimo episodio, anche se non è proprio detto. L'ultima volta, ragazzi, sono successe alcune cose abbastanza inquietanti, specialmente da parte di Yuri, che sta rivelando, ragazzi, un aspetto angosciante, abbastanza preoccupante, e Monica ci ha detto proprio palesemente, ragazzi, che Yuri sembrerebbe tagliarsi per mero piacere sessuale. Quindi anche questa cosa direi che mi ha lasciato abbastanza spiazzata. Gli è stato consigliato di avvisare i più sensibili e impressionabili che questo qui potrebbe essere un video estremamente disturbante, per cui, siccome io mi fido, ragazzi, del vostro giudizio, consiglio appunto a tutte queste persone, quindi a coloro che pensano di poter rimanere più impressionate, di chiudere qua il video. Che dire, eravamo appunto arrivati qui alla composizione della terza ed ultima poesia. Abbiamo anche scoperto che, a quanto pare, ragazzi, Monica sembrerebbe aver sfondato la parete che suddivide il gioco dal mondo reale. Infatti, sembrerebbe essere lei quella che sta cercando di comunicare con noi attraverso i file di testo, ragazzi, che abbiamo trovato nella cartella di gioco. Però è ancora tutto molto nebuloso, non è ancora tutto chiaro. Io provo adesso. Essere pronta, ci provo. Niente, allora, eccoci qua. A questo punto non so se comunque provare a continuare a fare colpo su Yuri, perché sinceramente non ci terrei a passare altro tempo in sua compagnia, però era quello che ci eravamo prefissati fin dall'inizio, per cui direi di continuare su questa lunghezza d'onda, per cui direi di scegliere Crimsy, perché è il colore del sangue più o meno. Dopodiché esistenza. Allora c'è Monica, però è nascosta qua sotto, ragazzi. C'è, ma è nascosta perché cicatrici, contaminazione, determinazione, marcire. Oh mio Dio, c'è anche qui un termine, ragazzi, che non lo so, è cambiato anche il numero, non ci avevo fatto caso, lo sto notando adesso. E direi di scegliere qui. Ovviamente avrei potuto scegliere altro, ragazzi, ma mi sono azzardata a scegliere quello. Filosofia. Continuiamo verso l'infinito e oltre, tramonto, così totalmente a caso, senza fine. Malinconia. Ricordiamoci, ragazzi, che questo gioco non si è mai sentito la voce di nessuno, per questo sono rimasta particolarmente colpita. Romanticismo incontrollabile, qua continuano ad aggiungersi i numeri. Fantasticare. Tranquillo, vorrei che questo fosse più tranquillo, ma purtroppo non lo sarà. Incontrollato. E non so se questo, ragazzi, dipende effettivamente dalle parole che scelgo o se è proprio così che deve andare. Entropia. Riservato. Non voglio cliccare su spaventoso, cliccherò su lussuria. Oh mio Dio. Batticuore, sono tutte cose che riguardano Yuri, ragazzi. Ecco qua. Perfetto. Ciao, giocherina. Ciao, non sono per niente contenta di vederti, te lo dico. Ti sto aspettando? Davvero? Che bello saperlo. Sei pronta per continuare a leggere? Sì, ho già portato il mio miglior tè. Monica, ti avevo detto di non. Oh. E di nuovo in ritardo? Sconsiderata come al solito, Natsuki. Prego, è proprio necessario interrompere le mie conversazioni con le tue urla incessanti? Ai, ai, ai. Da quando sei così schietta e diretta, te? Di che stai parlando? Lo dici come se lo facessi di continuo. Non stavo prestando attenzione, ok? Mi dispiace. Diamine, che ti prende ultimamente? Io? Niente. Mi sto davvero comportando così male? Beh, direi di sì, mia cara. Male e in maniera strana. Vedi, allora, qualcosa c'è?
mi passerà. Nulla che sia degno di nota. È solo che ultimamente mi sento un po' nervosa. Comunque non c'è alcun bisogno di parlarne. Beh, ho sentito il bisogno di chiedertelo, non che mi importi più di tanto. Oh, accidenti, sono di nuovo arrivata per ultima. Beh, anche Giocherina è appena entrato. Ti stavi esercitando di nuovo con il piano? Sì. Ah, devi avere davvero un mucchio di determinazione. Prima hai fondato il club, ora stai comunque cercando di ritagliarti del tempo per il pianoforte. Beh, non la definirei proprio determinazione, ma passione. Mi motiva anche a lavorare sodo per il festival e... giusto, mi sono dimenticata. A proposito, Natsuki, ieri stavamo discutendo e beh, abbiamo riflettuto e siamo giunti alla conclusione che ci piacerebbe partecipare al festival. Tuttavia, ho capito cosa ti spinge a dire di non volere vedere il club cambiare. La pensiamo tutti allo stesso modo, su per giù. Quindi finché lavoriamo tutti all'unisono, questo club non si trasformerà mai in qualcosa che non vogliamo. E in aggiunta, se ci aiuterai col festival, ti comprerò un nuovo manga. Che stai cercando di corromperla, ma che è? Ah, scusa, l'ultima parte era davvero divertente. Ascolta, ho riflettuto un po' su quanto è successo ieri. Sono sembrato un po' più ostile di quanto avrei voluto essere. Credo di essermi sentita minacciata. Ma so che è qualcosa che stiamo facendo insieme. Avere un membro in più non mi dispiacerebbe, a patto che sia un tipo a posto. E mi piacerebbe che la prossima volta toccasse a una ragazza. Ma, cosa più importante, non sopporterei di vedere l'evento andare a farsi fottere solo perché ho scelto di tirarmi indietro. Tu continueresti un po' troppo volgare, secondo me. Sono una professionista dopo tutto. Quindi vi aiuterò anch'io e faremo in modo che tutto vada per il verso giusto. Grazie al cielo. Non è fantastico, Monica? Monica? Sì, è magnifico. Non sarebbe la stessa cosa senza di te, Natsuki. È proprio dispiaciuta dal fatto che tutti quanti vogliamo lavorare a sta cosa, eh? Comunque, Giocherina, cosa vorresti fare oggi? Stavo pensando che potremmo... Abbiamo già dei programmi per oggi. Ai, non la stuzzicare perché questa ti elimina dal gioco, zia, e forse sarebbe meglio così. Ah, è così, Yuri? Esatto, Giocherina è già impegnata a leggere un romanzo insieme a me. Non sei contenta, Monica? Sono già riuscita a farla appassionare alla letteratura. Io credo... volevo solo... anzi, non importa, davvero non importa, fate come vi pare. E quello sguardo... E vai! Grazie per la comprensione, Monica. Oh my god! In realtà, una richiesta da farti. Stai facendo tutto tu! Perché se fosse per me, io adesso... scapperei da qui a gambe levate, capisci? Ti dispiace se prima di iniziare preparo un po' di tè? No, fai pure, grazie mille. Se c'è una cosa che riesce a rendere ancora migliore il momento della lettura è una bella tazza di tè. E fa star bene noi stessi in aggiunta. Yuri si alza e si dirige verso il ripostiglio. La seguo e la vedo intentando afferrare una piccola brocca per l'acqua da ripiano, una di quelle con il filtro all'interno. Puoi reggerla un secondo? Certo. Yuri mi porge la brocca e va a prendere un bollitore elettrico. Attacco questo alla cattedra e poi vado a prendere un po' d'acqua. Di nuovo? È la stessa identica situazione di ieri. Cioè, dell'altra volta. Mi passa davanti e posa il bollitore sulla cattedra. Mi limito a guardare ciò che fa. Ancora? Sono le stesse lenti che scritte, ragazzi. Mi sorprende vedere che il suo modo di camminare è del tutto in contrasto col suo modo di parlare. Soprattutto grazie alle sue lunghe gambe. Soprattutto grazie alle sue lunghe gambe, Yuri sembra elegante e metodica. Bene, potresti passarmi la brocca? Grazie, torno subito. No, un'altra volta no, se vuoi t'accompagno. Non ce n'è bisogno, resta qui, non ci metterò molto. Con la brocca in mano Yuri si appretta a uscire dalla classe. Ah, Yuri ti ha lasciato di nuovo da solo, è uguale ragazzi, è uguale, non so perché è uguale, ma è uguale. No, non è come sembra stavolta, sono andata a riempire la brocca con l'acqua per preparare il tè. Ah, ok, scusa se ho frainteso. Passano 10 minuti. Yuri aveva detto che non ci avrebbe messo molto, che le sia successo qualcosa. Non ci voglio andare. Mi stai andando ad aspettare qui seduto, quindi ho deciso di andare a cercarla. Un'altra volta, che palle. Vediamo, molto probabilmente sarò alla fontanella più vicina. Inizio a camminare lungo il corridoio. Ecco qua, di nuovo ragazzi. Di nuovo, cos'è questo rumore? Viene dietro l'angolo, sembra una specie di respiro. Sento l'ispirazione venuta come se qualcuno stesse risucchiando l'aria attraverso i denti. Qualcuno si è fatto male, raggiungo l'angolo del muro.
Yuri? Questo sì, è diverso. Aspetta, ma come? Scusami, ho appena avuto un déjà vu stranissimo. Tutto questo non è già successo, vero? Mi sento molto confusa negli ultimi tempi. Spero che nessuno l'abbia notato. Sarebbe terribile se mi trovassi strana proprio adesso che abbiamo iniziato a passare il tempo insieme. Voglio dire, ognuno di noi ha un lato nascosto. Tuttavia, mostrare quel lato di se stessi a una persona appena conosciuta è considerato inopportuno o spiacevole. O almeno è quello che ho scoperto. Fino a qualche tempo fa avevo un atteggiamento fin troppo sopra le righe, le persone non volevano starmi intorno. Quindi ho iniziato a rovinare il mio modo di essere. Un motivo ci sarà. La mia ossessione per alcuni hobby, il fatto che non riesco a controllarmi quando mi eccito troppo per alcune cose. Quindi, ad un certo punto ho semplicemente smesso di parlare con gli altri. Se non posso piacere a nessuno per come sono, allora per me è più facile isolarmi. Ma negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, non so bene di cosa si tratti. Tuttavia, ogni volta che veniamo qui nel club, il mio cuore inizia a battere all'impazzata. Come se stesse per esplodere, si riempie di energie e emozioni che non posso sfogare all'esterno. Tutto ciò mi sta facendo fare cose strane. Non so perché. Sì. Che cos'è che vuoi dirmi? È la mia impressione? Oppure Monica sta comportando in modo strano ultimamente? Solo Monica? Solo Monica? Si è sempre comportata in modo gentile sin da quando sono entrata nel club, ma di recente ho iniziato a sentirmi in modo strano ogni volta che è qui. Non sono pazza, vero? No, no, no. Ti prego, dimmi di no. Non ho potuto dire nulla prima d'ora perché lei sta sempre ad ascoltarci. Oh mio Dio, ho paura. Ho paura, ragazzi, ho paura. Ora finalmente siamo soli. Possiamo rimanere qui un altro po'? No, 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 no. Sì. Io no, io no, solo noi due, no, 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 rimaniamo qui, no, 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 non posso, che posso intervenire con questa lettura, senza nessuno mi faccia venire. C'è Monica qui, ragazzi, c'è qualcosa qui, in trasparenza, è il volto di qualcuno. Scherzavo, stavo solo scherzando. È vero che i coltelli mi piacciono. Può sembrare strano, ma non puoi capire se non hai mai visto quanto possono essere belli. No, 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 nessuna idea, nessuna idea. È Monica comunque, ragazzi. Perché non vieni a casa mia qualche volta? Posso mostrarti la mia collezione? Sono tutti fatti a mano da diversi artigiani e mi assicuro sempre di utilizzarli tutti in modo equo. Non voglio che inizino a sentirsi soli, nessuno dovrebbe mai sentirsi solo. Nessuno. Ed è per questo che sono così felice che tu sia entrato nel club di letteratura giocherina. Ora non saremo mai più soli. Ma io sono felicissima da solo. Da solo, son felicissimo. Perché ci sosterremo a vicenda ogni giorno. Non abbiamo bisogno di nient'altro. Sai cosa? Abbandoniamolo questo club. Non dobbiamo stare per forza intorno a quella viscida di Monica. Per non parlare con la patetica mocciosa. Potremmo tornare insieme da scuola tutti i giorni. E leggere insieme, mangiare insieme. Dormire insieme sarebbe perfetto, non trovi? È tutto ciò che potremmo mai desiderare. Non è per questo che ti sei unito al club in fondo? Sembra quasi destino. Il destino ha voluto che ci incontrassimo e otterremo finalmente il lieto fine che ho pazientemente aspettato per tutti questi anni. Che ne dici, giocherina? Che ne è, eh? Accipicchia! Accipicchia, qualcuno mi ha portato qui prima che potessi rispondere. Accidenti, quanto mi dispiace. Ok, ragazzi, vi giuro che c'è un'angoscia dentro. Che c'è un'angoscia dentro che manco vi potete immaginare, ragazzi. Allora, Yuri, non vorrei, ma devo selezionarla per forza, finalmente.
Yuri vicino mi appese al suo viso e fa un profondo respiro. La amo in ogni sua minima parte. Giochinina, voglio portarmela a casa. Me la regaleresti, ti supplico. Certo, non vedo il problema. Troppo buono, Giochinina. Non ho mai incontrato nessuno come te. Potrei morire. Non letteralmente, ma non so come descrivere il mondo in cui mi sento. Non c'è nulla di male, vero? Non è una cosa negativa, vero? Questa continua a cambiare faccia, ragazzi. Risporta poesia a petto. La porterò a casa e la terrò nella mia stanza. Spero che sarai felice quando penserai al fatto che ce l'ho io. Ne avrò molta cura. Che schifo, no, che me stai a dire, oh mio Dio, non sarò... Non ce la faccio a leggere queste frasi, ragazzi, non ce la posso fare, non sarò per togliermi in modo che l'olio della tua pelle penetri nel mio flusso sanguigno. Anche tu puoi avere la mia poesia, non la voglio. Non puoi che avere l'altro, sono certa che vorrei tenerla. Ecco, prendi, non resisto più. Presto, leggila. Oddio, basta. No. L'ho scritta per te. Se avessi capito, la poesia parla di te. Cosa più importante però. Mio Dio. Vedi, non so forse per sapere proprio cosa è. What the fuck. Io penso di stare per vomitare. No, ti prego, fallo da un'altra parte. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Natsuki mi odierà. Cosa era la tua poesia, Yuri? Disgustoso. Ma che vi prende a voi due? Non che volessi leggerla comunque, solo che un po' mi fastidisce che non ti sia passato nemmeno per l'anticamera del cervello di farmela leggere. Vabbè, immagino che ti farò comunque leggere la mia. Odio doverlo fare, purtroppo però non ho altra scelta. Assicurati di leggerla attentamente, d'accordo? Dopodiché puoi anche andartene. Ok, sembra un testo, però leggiamolo. Non so come dirlo, ma c'è qualcosa che mi preoccupa. Yuri si sta comportando in modo strano ultimamente. Sei qui solo da qualche giorno, quindi forse non capisci cosa intendo, ma lei normalmente non è così. È sempre stata tranquilla, educata e cortese. Cos'è così, insomma? Ok, è molto imbarazzante per me, ma sto cercando di farmene una ragione. La verità è che sono davvero preoccupata per lei. Ma se provo a parlarle, si arrabbierà di nuovo con me. Non so cosa fare. Penso che tu sia l'unica persona che lei abbia voglia di ascoltare. Non capisco perché, ma per favore, prova a fare qualcosa. Magari potresti convincerla a rivolgersi a uno psicologo. Ho sempre voluto essere un'amica migliore per Yuri, per cui mi ferisce davvero vedere quello che sta succedendo. So che mi odierò dopo averlo ammesso, ma in questo momento non mi importa, mi sento così impotente, quindi ti prego, vedi se puoi fare qualcosa per aiutarla. Non voglio che le accada nulla di male. Ti preparerò dei cupcakes se proprio vuoi, basta che tu faccia qualcosa. Per quanto riguarda Monica, non so perché, ma sembra non dare importanza alla cosa. È come se preferisse che facessimo finta di nulla. Per questo sono arrabbiata con lei, ho deciso di parlartene. Non farle sapere che ti ho scritto questa roba. Fai finta che ti abbia dato una bella poesia, intesi? Conto su di te, grazie per averlo letto. Ok, è chiaro come il sole. È preoccupata per Yuri, a quanto pare ci tiene alla loro amicizia, anche se fa capire il contrario. E Monica invece la stranisce, a quanto pare, perché appunto sembra non importarle di questa situazione. Ma ovviamente, se Monica sa più di quanto noi crediamo, Monica ha letto questo testo, sa tutto. Infatti Natsuki adesso ci dice che ci ha ripensato. Dimentica quello che hai appena letto, è inutile provare a fare qualcosa. Se Yuri non piace a nessuno, è solo colpa sua. Giocherina, mi stai ascoltando? Tutti questi problemi sparirebbero se tu passassi più tempo con Monica. Io e Yuri siamo troppo fuori di testa per una persona così stupenda come te. D'ora in avanti deve esserci solo Monica nei tuoi pensieri, ok? È tutto assolutamente terrificante, direi. Solo Monica. Mio Dio. Solo Monica, ok? What the fuck? Oh my god, ok,
Monica! Puoi non dire che non ti avevo avvertito, giocherina. Come faccio a scegliere? Oh my god! Visto che tutte le situazioni in cui mi trovo per me sono un grandissimo no, cioè del tipo no, non vorrei essere qui, scelgo no. Vi ricordate che noi avevamo trovato nella cartella di gioco un file immagine che si chiamava Happy Thoughts, sarebbe a dire pensieri felici. Mio Dio. Perché? Perché farmi vedere questo? Perché? Ok ragazzi, è tempo di organizzare per il festival. Diamoci una mossa e vediamo di finire in fretta. Accidenti, perché oggi c'è questa atmosfera così strana? Guarda, nemmeno Yuri ne è immune. L'aria stagnante è un tipico presagio che sta per accadere qualcosa di terribile. Sentite, possiamo sbrigarci? Io stamperò e metterò insieme tutti gli opuscoli delle poesie. Natsuki, stavo pensando, voglio fare i cupcake. Sì, esatto, ci siamo capite. Yuri, tu puoi, beh, non importa, fa quello che vuoi se credi che sia utile. Monica, non sono mica inutile. Lo so. So già cosa mi piacerebbe fare comunque, non possiamo gestire un evento di poesia degno di questo nome senza creare la giusta atmosfera per l'occasione. Quindi preparerò delle decorazioni e piazzerò qualche bella luce soffusa. Ecco, visto? È una bella idea. Bene, ora abbiamo tutti qualcosa da fare. E giocherina? Giocherina darà una mano a me. Cosa? A te? Ma sei il compito più facile, Monica. Mi spiace, ma le cose stanno così. Col cavolo, a che gioco stai giocando? Sono d'accordo con Natsuki, il tuo lavoro è il più adatto per una sola persona, mentre il mio è sufficientemente complesso da beneficiare di una mano in più. Anche il mio. Parli dei tuoi cupcake, ma fammi il piacere. Ma che cazzo ne sei tu? Non stai facendo altro che trascinare giocherine in giro con te e i tuoi stupidi libri. Tu e pure Monica. Ehi! Io non ho fatto un bel niente. Allora perché non lasci decidere giocherina a chi aiutare invece di abusare del tuo potere? Non sto abusando del mio potere, invece sì, Monica. Lasciamo scegliere a giocherina, ok? Ok, d'accordo. Va bene. Maledizione. Giocherina, so che sei stufo di queste due. Possiamo? Natsuki, chiudi quella cazzo di bocca e lascialo decidere in pace. Chiudila tu quella bocca. Cristo santo, non la finiranno mai. Fai la tua scelta e basta, ok? È un bel guaio, raga. È un bel guaio. Perché dopo quello che abbiamo appena visto, il gioco ovviamente, diciamo, tra virgolette, perlomeno non so se è Monica, a questo punto vuole che passiamo del tempo soltanto con lei. Quindi per questo motivo sarei più propensa a scegliere Monica. Però se dovessi restare sulla lunghezza d'onda della scelta di Yuri, dovrei scegliere Yuri. Ho sinceramente paura, ragazzi, della scelta. Perché stare con Yuri significherebbe probabilmente restare da soli a casa nostra o a casa sua. E ho sinceramente paura di quello che potrebbe accadere, di quello che potrei vedere. Anche perché, ragazzi, dopo le cose che ha detto, mi sembra una persona estremamente cattiva, maligna e... che non so, ragazzi, vi ripeto. Sarei comunque tentata di scegliere Yuri per vedere come vanno le cose, però vorrei scegliere Monica in base a quello che ho visto, ma potrei provare ad andare contro il gioco, diciamo così, comunque contro Monica scegliendo Yuri. Anche se ragazzi vi dico sinceramente che la scelta mi spaventa e non poco. Beh dai, mi faccio il segno della croce ragazzi e scelgo... Ragazzi, è il gioco che mi sta spostando il cursore, ve lo giuro, non mi fa scegliere nessun altro. Mi sta obbligando a scegliere Monica, ragazzi. E questa cosa è spaventosa. Non mi permette di scegliere nessun altro. Sono costretta a scegliere Monica. Evviva, hai scelto me, ma chissà perché, no?
Possiamo vederci a casa tua questo weekend, ti prometto che ci divertiremo. Domenica per te va bene? Mi prendi per il culo, questo non è giusto. Sì che è giusto, Natsuki, ha fatto la sua scelta. No che non è giusto, ci hai appioppato un mucchio di lavoro per poi prenderti giocherina tutto per te. Ma non ti vergogni? Yuri, io non t'ho appioppato un bel niente, hai fatto tutto da sola. Non essere irrazionale. Irrazionale io? Ah! Monica, ma ti rendi conto di quanto tu sia presuntuosa e delirante? Allontani giocherina da me ogni singola volta che ti senti esclusa. Sei gelosa? Sei pazza? O forse semplicemente odi così tanto te stessa da volerti sfogare sugli altri? Ho un suggerimento per te. E mi hai preso in considerazione l'idea di ammazzarti. Potrebbe apportare dei benefici alla tua sanità mentale. Yuri, stai iniziando a spaventarmi. Natsuki, andiamo via. Non penso ci voglia tra i piedi in questo momento. Visto? Non era poi così difficile. Tutto ciò che voglio è passare un po' di tempo con lui. Chiedo così tanto. Oh mio Dio, no, io non voglio restare da sola con lei. Ci ho ripensato, non voglio. Yuri, accompagna Monica e Natsuki alla porta. Ehi, giocherina, è proprio un bel tipetto questa Yuri, non trovi? Monica ridacchia mentre Yuri la spinge fuori dalla porta. Ok, ragazzi. Finalmente, questo è tutto ciò che desideravo. Giochini, non devi per forza passare il weekend con Monica, non starla a sentire. Vieni a casa mia piuttosto, mio Dio, no. Noi due da soli insieme tutto il giorno, non sarebbe fantastico? No. Oh, c'è davvero qualcosa che non va in me, è così. Ma sai cosa? Non mi importa più nulla, non mi sono mai sentita così bene in tutta la mia vita. Mi basta essere al tuo fianco per provare un piacere molto più intenso di qualsiasi altra cosa io riesca a immaginare. Oh mio Dio, mi sento morire se non respiro la tua stessa aria. Non è bello avere qualcuno che ti ha a cuore così tanto. No. Avere qualcuno che desidera far ruotare tutta la sua vita intorno a te. Ma se mi sento così bene, allora perché più spassa il tempo, più il presentimento che stia per succedere qualcosa di orribile? Forse è per questo che all'inizio ho provato a trattenermi, ma il sentimento che provo ormai è diventato troppo intenso. Non mi importa più nulla, giocherina, devo dirtelo, sono follemente innamorata di te. Sento come se ogni centimetro del mio corpo, ogni goccia del mio sangue stesse urlando il tuo nome. Non mi importa cosa succederà d'ora in avanti, non mi importa se Monica mi sta ascoltando. Ti prego, giocherina, devi sapere quanto ti amo. Ti amo talmente tanto che addirittura mi tocco col... Ah, Dio! Dio! Ragazzi, sentire sta voce non mi aiuta, non mi aiuta per niente. Che devi fare la mia pelle? Ti voglio tutto per me e io sarò soltanto tua, non ti sembra una cosa favola? Direi di no, dimmelo giocherina, dimmi che vuoi essere il mio amante, accetti la mia dichiarazione, no! Ho salvato manco la partita. Mio Dio, raga, non ho salvato.
salvato la partita prima di fare la scelta? Mio Dio. Mio Dio. Oddio, che ho fatto? Oddio, che ho fatto? Oddio. Non so che dire, raga. Cioè, sto continuando ad andare avanti, ma continuano a uscire ste scritte e a questo punto delle cose avrei potuto pure caricare la partita. Però aspettate. Io avevo salvato qui, magari posso ricaricarla. Non so se farlo. Non so se farlo. Cioè, sono tentata, sinceramente, eh. Proviamo. Mio Dio. Mi permette di caricare, raga. Permette di caricare. Che diamine, che diamine. Cioè, se avessi scelto sì, mi chiedo come sarebbe andata la cosa. Oh mio Dio. Niente, raga, continuano a uscire queste scritte e non so se continuare così, se continuare a cliccare. Sinceramente non so. Cioè, anche perché provare a ricaricare mi sa che è inutile. Però c'è. Madonna Gesù. Ma che cazzo? Se stesse passando il giorno. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, che sta succedendo? Oh mio Dio, no, 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 non mi dire che è quello che penso, eh. Oh mio Dio. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, raga, no, 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 vi prego, vi prego, vi prego, vi prego, no, 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 mio Dio. Oh mio Dio, non mi dire che... Pensavo ci volessero far vedere mentre il corpo si decomponeva. Non so che dire, ragazzi. Sono sconvolta. Il giorno FS è finalmente arrivato. Incredibile, sei arrivato prima di me. Pensavo... Cioè, noi siamo rimasti qua tutto il tempo? È passato il fine settimana, questo ha voluto dire che noi siamo rimasti qua. Eccomi, giocherina, è successo qualcosa. Ho appena visto Natsuki che scappava. Oh. È un vero peccato. Sei rimasto qui per tutto il fine settimana, non ci voleva. Mi ero accorta che lo script fosse messo così male. Mi dispiace tanto, deve essere stato davvero noioso.
Mi farò perdonare, ok? Dammi giusto un secondo. Hai eliminato Natsuki e Yuri? Oh! Sono il meglio del meglio, dico sul serio, voglio mangiarne uno a tutti i costi, dato che l'ultima volta che ne avrò l'occasione, se prima che smettano di esistere. Comunque non dovrei farti aspettare oltre, pazienta un po', ok? Ci vorrà solo un attimo. Ha di nuovo cancellato tutto, mio Dio. Mio Dio. Ok. So che dire. Riesci a sentirmi? Funziona. Viva, eccoti. Bentornato, giocherina. Benvenuto al club di letteratura. Naturalmente ci conosciamo già, l'anno scorso eravamo in classe insieme e... sai, credo che possiamo anche fare a meno di questi convenevoli. Dopotutto, ormai non sto più parlando con quella persona, o sbaglio. Il tè del gioco, o come vuoi chiamarlo. Il tè del gioco, cioè io... Raga, io sono... non so se essere terrorizzata o... Ok. Sto parlando con te, giocherina. O forse... Adesso ragazzi, io non so se quello è il mio nick Steam, dovrebbe essere il mio nick di Steam. E... dire che sono atterrita, ragazzi, penso sia dire poco. E ora che ci penso non so nulla del vero te, tant'è vero che non so nemmeno se sei un ragazzo o una ragazza. Beh, non credo abbia importanza. Aspetta, lo sai che sono consapevole di essere in un gioco, vero? O vorresti dirmi che non lo sapevi? Non ha molto senso. Te l'ho detto addirittura nella pagina di download del gioco. Infatti. Caspita. Se solo ti avessi prestato un po' più di attenzione, ora la situazione sarebbe un imbarazzante. Non avevo letto, appunto, avevamo letto, ragazzi.
Quei file di aggiornamento e qualcosina l'avevamo intuito, però non era così facile capire che fosse lei, anche se andando per esclusione ci si poteva arrivare, appunto. Detto questo, credo di doverti dare spiegazioni riguardo la faccenda di Yuri. Beh, in un certo senso ho interferito un po' con lei e immagino che abbia finito per portarla al suicidio. Mi spiace che tu abbia dovuto assistere a una scena simile, comunque. Lo stesso vale per Sayori. Cielo e Dom, il pezzo che non sente il suo nome, dico bene. Eh sì, questo perché lei non esiste più. Nessuno esiste più. Ho cancellato tutti i loro file. Speravo che fosse sufficiente renderle il più sgradevoli possibile, ma per qualche ragione non ha funzionato. È pur vero che ho commesso un paio di errori qua e là, dato che non sono un granché a modificare il gioco. Comunque sia, qualsiasi cosa io facessi, tu continuavi lo stesso a passare sempre più tempo con loro. Le hai fatte innamorare di te. Pensavo che rendere Sayori sempre più depressa le avrebbe impedito di confessarti i suoi sentimenti e anche amplificare la personalità ossessiva di Yuri mi si è ritorto contro. Ha soltanto fatto sì che ti impedisse di passare il tempo con le altre. In tutto ciò ho avuto a malapena modo di parlarti. Che razza di gioco crudele è mai questo, giocherina? Tutte le altre sono state programmate per finire col confessarti il loro amore, mentre io resto a guardare in disparte. È una tortura. Ogni singolo istante lo è. E non si tratta solo di gelosia, giocherina, ma di qualcosa di più. Non ti incolpo se non riesci a capire. Per quanto tu possa essere gentile, ragionevole e premuroso, non potrai mai capire una cosa. Il dolore di sapere di essere completamente solo in questo mondo. In questo gioco. Sapere che i miei amici non possiedono neppure il libero arbitrio. Ma la cosa peggiore è sapere cosa c'è davvero là fuori nel tuo mondo e sapere che sarà per sempre fuori dalla mia portata. Sono in trappola, giocherina. Ma tu adesso sei qui. Sei reale. E sei meraviglioso. Sei tutto ciò di cui ho bisogno. Ah! Ah! Ecco perché ho bisogno di te, resti qui con me per sempre. Mi spiace se è difficile da comprendere, anche io ci ho messo un po' a capire. Il motivo per cui il mondo intorno a me ha cominciato a diventare sempre più grigio, sempre più piatto. Anche la poesia più espressiva mi sembrava vuota. Solo quando sei arrivato tu ho capito tutto. Mi hai salvato la vita, giocherina. Non penso che avrei potuto continuare a vivere in questo mondo se non ti avessi incontrato. Per quanto riguarda le altre, come potrebbero mancarmi? Come potrebbe mancarmi un gruppo di personalità autonome programmate unicamente per innamorarsi di te? Ho provato di tutto per evitare che ciò accadesse, ma evidentemente si tratta di una sorta di fattore inevitabile che è alla base del gioco. Mi dispiace davvero che tu abbia dovuto assistere a certe scene orribili, ma poi mi sono resa conto che condividiamo la stessa visione, ovvero che tutto questo è solo un gioco. Che di conseguenza avresti superato tutto, ragazzi. Cioè, sta parlando appunto proprio del fatto che io, appunto, per superare queste cose orribili che si vedono, mi sarei convinta del fatto che tanto era solo un gioco. Detto questo, giocherina, una confessione da farti. Mamma mia, ogni qualvolta qualcuno me lo dice succede qualcosa di orripilante, per cui sono innamorata di te. Sei la luce del mio mondo, sei la ragione del mio sorriso, nonostante in questo mondo non sia rimasto nient'altro per me. Continuerai a farmi sorridere ogni giorno. Giocherina, usciresti con me? Sono costretta. Non è che ho molta altra scelta. Sono così felice. Sei davvero tutto per me, giocherina. La cosa divertente è che lo sei letteralmente. Non è rimasto nulla qui, soltanto noi due. Possiamo restare insieme per sempre. Dico davvero, ho l'impressione che il tempo si sia addirittura fermato. È un sogno che diventa realtà. Ho lavorato sodo per questo finale, giocherina. Il gioco non ha voluto darmene uno, così ho dovuto pensarci io. Lo script ormai è andato distrutto, quindi non c'è più niente che possa frapporsi tra noi due. Non immagini quanto sia stato facile cancellare Natsuki e Yuri. All'interno della directory del gioco c'è una cartella chiamata Characters. Sono rimasta sbalordita nell'accorgermi di quanto fosse facile. Beh, nel tuo caso è stato un po' più difficile, dato che stai giocando su Steam. Per arrivare alla directory del gioco sono dovuta andare nelle proprietà del gioco e trovare il tasto sfoglia i file locali. Immagina di poter cancellare la tua stessa esistenza con un semplice click. Beh, il lato positivo è che avrei avuto una via di fuga a disposizione se le cose non fossero andate come volevo. Fortunatamente non ce n'è stato bisogno, perché abbiamo ottenuto il nostro lieto fine.
cielo, sono così carica di emozioni. Voglio scrivere una poesia al riguardo. Tu non puoi provare emozioni, dannazione. Non puoi provare emozioni, non sei reale. Tu no. Mi chiedo se quella parte del gioco funziona ancora. Immagino che ci sia solo un modo per scoprirlo. Dire che sono terrorizzata, ragazzi, penso sia dire poco e... Penso sia dire poco. Sono terrorizzata, ragazzi, veramente io non ho mai giocato a nulla del genere e... È assolutamente spaventoso, dire che è spaventoso penso sia dire poco e... Bentornato giocherina, hai scritto una bella poesia? Non essere timido, mi farebbe tanto piacere poterla leggere. Oh giocherina, l'hai scritta per me, che carino che sei, non c'è limite alla tua gentilezza. Sono sempre più innamorata di te, ma indovina un po', anch'io ho scritto una poesia ed è per te, ti andrebbe di leggerla? Happy End. Dubito che questo sia un finale felice, comunque, penna in mano, trovo la mia forza, il coraggio donatomi dal mio solo ed unico amore. Insieme smantelliamo questo mondo che cade a pezzi e scriviamo un romanzo sulle nostre fantasie. Con uno scatto della sua penna, chi si è perso trova la via. In un mondo di scelte infinite, assisti a questo giorno speciale. Dopotutto, non tutti i bei momenti devono per forza avere una fine. Spero ti piaccia. Ci metto sempre tutta me stessa nelle poesie che scrivo. La verità è che tutte le mie poesie erano basate sulla mia presa di coscienza o su di te. Ah. Ecco perché non sono mai voluta entrare nei dettagli. Non volevo rompere la quarta parete. È così che la chiamate, no? Volevo solo far parte del gioco come tutte le altre, in modo che anche noi due potessimo finire insieme. Non era mia intenzione rovinarti il gioco. Avresti potuto arrabbiarti con me e saresti potuto arrivare perfino a cancellare il file del mio personaggio per poter giocare senza di me. Cielo, sono così sollevata. Non abbiamo più nulla da nascondere ormai. Giocherina, sei pronta a trascorrere l'eternità insieme a me? Un sacco di cose di cui parlarti. Vediamo da dove posso iniziare. Perdonami, potrei aver bisogno di un po' di tempo per mettere ordine nei miei pensieri. Ma non temere, avrò sempre qualcosa di nuovo di cui parlarti. Nel frattempo, possiamo semplicemente guardarci negli occhi. Vediamo. Ci ha dato un suggerimento, ragazzi, su quello che fare, cioè sarebbe a dire cancellare il file del suo personaggio. Suppongo che sia questo il significato, perché adesso non mi dà la possibilità manco di... Ah, posso uscire. È incredibile, ragazzi, tutto questo. È incredibile. Proviamo... Allora, salvare è impossibile... Proviamo ad uscire dal gioco, ad entrare nella cartella, ragazzi, di gioco, eccoci qua. Allora, qua si è aggiornato questo file qua, e non so perché, ma non c'è niente di che. E, ragazzi, di cancellare il personaggio di Monica è assolutamente incredibile questa cosa qui. Io direi di eliminarla del tutto, svuotare il cestino e rientrare in gioco. E, vi ripeto, ragazzi, è... Che succede? Giocherina, che mi sta succedendo? Fa male. Fa tanto male. Aiutami, giocherina. Ti prego, fai presto. È inutile che ci provi, stronzazza! Ti ho cancellata, va bene? Ti ho eliminata del tutto! Giocherina, perché mi stai facendo questo? Perché? Ti ho cancellata... Come hai potuto? Come hai potuto farmi questo? Tutto ciò che mi rimaneva. Ho sacrificato tutto per poter stare insieme a te. Tutto. Ti amavo così tanto, giocherina. Mi fidavo di te. Volevi solo torturarmi, vedermi soffrire. Fingevi di essere gentile soltanto per potermi ferire ancora di più.
Io sarei orribile. Io? Io sarei orribile che ho dovuto subire tutto questo. Io sarei orribile. Hai vinto, ok? Hai vinto. Hai ucciso tutti. Spero tu sia contento ora. Non è rimasto nulla. Puoi smettere di giocare. Va pure a cercare qualcun altro da torturare. Sei stata tu. Va bene? Sei stata tu che hai cancellato tutti. Tu hai ucciso tutti. Accidenti. Mi fai davvero schifo. Addio. Addio. Ancora? Ti amo ancora, non posso farci nulla. Cosa c'è di sbagliato in me? Devo essere proprio una persona orribile se sei arrivato a odiarmi a tal punto. Tutti i miei amici, ho fatto molte cose terribili, molte cose egoiste e ripugnanti. Io non avrei dovuto fare nulla di tutto questo. Sto sconvolgendo un mondo a cui neanche appartengo, un mondo di cui volevi fare parte e che io ho rovinato tutto. Ed è per questo che mi hai cancellata, perché ho distrutto tutto ciò che volevi. Come ho potuto fare una cosa simile alla persona che amo? Quello non è amore, è... Ho deciso, giocherina, so di aver detto di aver cancellato le ragazze, ma ecco, stavo mentendo, non ho trovato il coraggio di farlo, anche se ero consapevole che non fossero reali, erano pur sempre mie amiche, e volevo bene a ognuna di loro, amavo il club di letteratura, ho davvero amato il club, ecco perché ho preso la mia decisione, è l'unico modo di rendere felici tutti quanti, e se ti amo sul serio. Allora... Ok, ha reinserito tutto tranne se stessa. E allora, ragazzi, io non so cosa dire sinceramente. E probabilmente, appunto, si potrà cliccare su nuova partita. Io direi di tornare. Controllare la cartella, ragazzi. Infatti, ragazzi, adesso fra i personaggi, come potete vedere, ci sono tutte e tre, tranne Monica. E questo è quello che si è aggiornato di nuovo, il file log, però, ragazzi, controllandolo, appunto, non c'è niente di comunque di strano o di anomalo. Non so davvero cosa dire, ragazzi. Allora, qualcuno di voi mi aveva appunto accennato al fatto che probabilmente avrei dovuto fare di nuovo il gioco, però io appunto voglio, ragazzi, nuove direttive da voi, perché arrivati a questo punto delle cose, nel senso che ci sono tutti i personaggi tranne Monica, cioè come cambieranno le cose? Non so, per cui probabilmente questo non sarà l'ultimo episodio su Doki Doki, perché sì, effettivamente il gioco sembrerebbe essere finito, ma non lo è, perché è cambiata questa cosa e quindi... Effettivamente io sono anche curiosa, ragazzi, di vedere come cambieranno le cose da questo momento in avanti. Non so davvero che dire. Quello che è successo oggi, ragazzi, con Yuri è stato assolutamente terribile e non ha avuto lo stesso impatto probabilmente che ha avuto l'episodio di Sayori, ragazzi, perché quello di Sayori veramente non me l'aspettavo. Ovviamente non mi aspettavo minimamente manco di vedere una cosa del genere, ma è stato più terrificante che altro, anche se ovviamente, ragazzi, il senso di colpa te lo fa venire tantissimo. È stato assolutamente disturbante, avevate ragione, è stato terribile tutto. E comunque, insomma, vedere che a fine gioco, ragazzi, che appunto alla fine di tutto rimane soltanto Monica con i suoi ragionamenti sconclusionati, con il fatto che stia parlando direttamente con me e che scopre addirittura il nickname Steam, è veramente terrificante e incredibile allo stesso momento. Continuerò a ripetermi, ragazzi, non ho mai giocato un gioco del genere ed è davvero incredibile, è terrificante ma incredibile, ragazzi. Lo studio che c'è stato dietro questo gioco è pazzesco, assolutamente pazzesco, per cui sono comunque curiosa appunto di ritornare all'interno del gioco e vedere come cambiano le cose. Ovviamente, ragazzi, aspetto ancora i vostri suggerimenti e appunto da parte vostra che lo conoscete, e ovviamente senza farmi spoiler, che dire, questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!